spieghiamo come procedere alla potatura di un pruno europeo. Allora, ricordiamoci sempre che quando noi effettuiamo la potatura su qualsiasi albero, o comunque su quasi tutti gli alberi, dobbiamo creare un vuoto all'interno, un vuoto che noi potremmo definire come una sorta di forma a vaso, cioè rastremata verso il basso. Per creare questo vuoto noi dobbiamo eliminare, dobbiamo asportare tutti i rami interni. Per esempio, se voi osservate bene, se si avvicina il camera mi faccio osservare meglio, questa branca, come vedete, c'ha un ramo che tende ad andare verso l'interno, quindi questo va asportato da qui. Se voi osservate questo qua, questo addirittura incrocia proprio questo vuoto all'interno della pianta, quindi anche questo e questo qua vanno asportati. Quindi noi intanto procediamo, come dire, all'asportazione. Allora, un'altra cosa, quando noi applichiamo il taglio dobbiamo sempre ricordarci di applicarlo in corrispondenza del colletto di corteccia. Il colletto di corteccia, se si avvicina il cameraman, è questo piccolo rigonfiamento, vedete? Qua c'è un piccolo rigonfiamento, poi qua inizia il ramo vero e proprio. Quindi noi il taglio lo dobbiamo applicare da questa parte qua, vedete? E quindi procediamo con il primo taglio. Un'altra raccomandazione quando applichiamo i tagli è quello di evitare delle scosciature, cioè che il ramo, cadendo, come dire, scosci la corteccia e quindi provochi una ferita molto più profonda alla pianta. Quindi quando arriviamo alla fine del taglio dobbiamo sempre fare molta attenzione e dobbiamo evitare delle scosciature, come con un po' di accortezza noi riusciamo . Allora, secondo ramo che noi asportiamo è questo. Ricordiamo anche il periodo ottimale per la potatura, che è quando la pianta è in pieno riposo vegetativo, cioè tra gennaio e febbraio. Se noi osserviamo questa pianta ci rendiamo conto che c'è questa branca che va verso l'interno, quindi questa va asportata da qui. Perché dato che qui ci troviamo in un'aiuola, in un giardino di casa, quindi dobbiamo anche capire quali sono le esigenze del proprietario. Se questo non dà fastidio, noi lo eliminiamo da qui e teniamo quello all'interno. Se questo invece dà fastidio, noi possiamo anche eliminare questo da qui sotto. Tutto quando forse è troppo. Io già ti avevo avvertito che quando si effettua la potatura bisogna affidarsi al 100%. E allora vedi tu. Io, se questo qua non dà fastidio, lo lascerei. Altrimenti dici tu tagli da là sotto completamente. Altrimenti, dato che questo qua poi va asportato pure, vedi? Ecco, questo magari è. Queste vanno in competizione tra di loro. Quindi questo qua intanto è danneggiato, se ti avvicini con la telecamera. Sì. Ah, vedi, c'è che tipo c'è un nodo di gommosa. Allora, questo qua, diciamo, dato che c'è già della gommosa, comunque va asportato. Mm. Se noi asportiamo questo e asportiamo questo, noi avremo questo ramo che si rinforza. Però se dici che questo ramo ti dà fastidio, noi lo dobbiamo asportare da sotto. Allora, la potatura ideale sarebbe asportare questo da qui e poi questo da qui. Dato che questo è un ramo un po' pesante, che faccio io? Faccio un paio di tagli di alleggerimento, ok, per evitare che poi il peso del ramo crei queste dannose scosciature. Dopodiché io mi concentro con il taglio . Adesso
noi applichiamo un taglio su questo, perché come abbiamo detto c'è questa gommosi e quindi noi lo eliminiamo asportandolo praticamente da qui. E rimane questo piccolo. Sì. Allora adesso diamo un'occhiata. Una cosa che risalta, se io do la prima occhiata, è che ci sono dei lametti che tendono ad andare verso l'interno. Allora, che cosa faccio? Questo qua, beh, già questa è in competizione con quest'altro ramo, vedete che si urta. Mm-hmm. Quindi questo noi facciamo un taglio di ritorno da qui. Questo che tende ad andare verso l'interno, noi lo eliminiamo da qui. Questi ramoscelli qua vanno asportati, anche tutta questa ragna qui sotto va ripulito. Se si avvicina il cameraman può dare contezza di questa pulizia che l'ha fatta. Allora, guardate un po', questo è il primo ramo che noi lasciamo. Rimane lungo così? Questo qua possiamo fare anche un taglio di ritorno da qui. Ecco qua. Poi, questo qua credo che dia un po' di fastidio, visto che ci troviamo in un giardino. Come regola non dovremmo toglierlo, al limite potremmo fare un taglio da qui, però poiché già si è visto che qua c'è stato un taglio, e non è un taglio diciamo da potatura, perché è un taglio proprio così, che il ramo è stato strappato, evidentemente questa parte qua dà fastidio, perché come posso vedere qua sono state già piantate diciamo delle piantine, quindi lo togliamo da qui, proprio per creare dello spazio. Poi questi rami noi facciamo qualche taglio di ritorno, quindi su questo, per evitare che questo vada troppo in alto facciamo un taglio di ritorno da qui. E qua ricordiamoci che noi facciamo i tagli di ritorno, li facciamo, vedete, in corrispondenza di dove ci sono gli altri brindilli. Allora questo ramo, questa branca qua, diciamo che può andare bene così. Poi creiamo un po' di diciamo di pulizia all'interno. Allora eliminiamo questo che va verso l'interno, eliminiamo questo, eliminiamo questo, eliminiamo questo, questo qua. Ricordiamoci che questi rami che vanno verso l'interno e creano ombra sono dannosi, perché contribuiscono alla diffusione di malattie, soprattutto quelle di origine fungina, per cui è bene sempre eliminarli. Ecco qua. Allora questo qua come regola va verso l'interno, però questo qua quest'anno porterà i frutti, quindi noi per quest'anno lo lasceremo, poi l'anno prossimo basta un piccolo track e lo eliminiamo. Intanto per quest'anno lo lasciamo. Vedete, questo qua ha subito un trauma. Quindi cosa facciamo noi? Lo asportiamo da qui. E questo però ci fa capire anche un'altra cosa, cioè che questo ramo probabilmente dà un po' di fastidio, quindi questo come regola va lasciato. Però se il proprietario ci dice che qua serve un po' di spazio, noi lo possiamo anche eliminare. Qua questi rami hanno subito un trauma, anche qua c'è stato un taglio molto poco, ma facciamo una cosa, questo lo vedete che c'è un taglio un po', sì, si voleva raccorciare, però lo togliamo da qui. C'è un taglio da qui in modo che lo raccorciamo con un taglio di ritorno.
evito sempre che il proprietario sia presente, perché so già che l'affetto che si nutre verso una pianta, come dire, può determinare un tipo di potatura che non è quella ideale. Va bene, questo lo lasciamo così. Facciamo dei piccoli tagli di raccorcio. Questo lo prendiamo da qui. E questo da qui. Perché purtroppo avanzare verso l'interno. Diciamo che per quanto riguarda i rami principali, quelli più importanti, diciamo che possiamo fermarci così. C'è sempre questo ramo qua che c'è troppo legno e pochi rametti. Considerando che questo con la gommosa lo eliminiamo pure, diciamo che questo come regola andrebbe tolto da qui. Però noi possiamo fare anche una cosa: noi per quest'anno lo lasciamo in questa maniera, l'anno prossimo applichiamo un taglio da qui. Anche senza la mia presenza, il proprietario si può ricordare di fare un taglio quando è più o meno il mese di gennaio, un taglio da qui. Quando ci sono delle dicotomie, cioè quando i rami si biforcano, conviene sempre toglierne uno. Lasciarne uno. Sì. Anche in questo caso, esempio, noi possiamo raccorciare da qui. Raccorciare da qui. E raccorciare da qui. Ricordiamoci che quando abbiamo dei rami un po' alti, noi dobbiamo anche affidarci a qualche strumento, come questo svettatoio, che ci consente appunto di raccorciare i rami anche quando sono, diciamo, all'altezza. Come si vede, basta un semplice track per appunto asportare questi rami che assurgono dalla pianta. Quindi noi adesso con lo svettatoio faremo il giro della pianta per asportare appunto questi rametti che sono un po', diciamo, che vanno troppo verso l'alto. Perché adesso tutti questi piccoli rametti, tutti questi qua riceveranno la loro porzione di luce, verranno irrorati, quindi forza. Quindi diciamo che anche il frutto sarà di alta qualità, perché intanto i frutti tenderanno a essere anche più di una dimensione maggiore rispetto a quella del solito, e in più sono più sani perché ricevono tutta la luce del sole, in quanto noi abbiamo eliminato quel cappello d'ombra che creavano i rami, diciamo, specialmente quelli che andavano verso l'interno. Il problema di questo susino qual è? È che è stato piantato e non ha mai ricevuto una potatura. Infatti, se noi osserviamo in basso, vediamo che c'è un'imbalcatura già a 40 cm da terra. In realtà, già quando quest'albero era, diciamo, piccolissimo, bisognava allevare per far crescere un po' il fusto. Esatto, bisognava imbalcare, diciamo, come dire, questa ramificazione che qua bisognava portarla almeno, diciamo, a un metro e venti, perché in questa maniera noi avevamo i rami molto più in alto. Infatti questi qua è chiaro che assumono un andamento un po' cespuglioso, e quindi anche il fatto che si trovi in un giardino, come dire, contrastano un po' con, visto che qua è anche un giardino piccolo, contrastano un po', vanno in concorrenza con gli spazi, perché appunto il proprietario che cosa vuole? Vuole un piccolo spazio in più. Invece la pianta, visto che è stata imbalcata dal basso, tende a prendersi questo spazio. Poiché è stata una pianta molto trascurata, non riusciamo a dare una forma definitiva con un'unica potatura annuale. Dobbiamo attendere un altro anno e anche altri 2 anni per attuare altri interventi, tagliando, asportando per esempio qualche ramo più legnoso e lasciando dei rami più giovani, e quindi anche dei rami che fruttificano di più. Una delle regole della potatura è quella di eliminare del legno. Per esempio, quando noi troviamo dei rami troppo legnosi, noi li eliminiamo.
Io direi di fermarci qui per quest'anno, magari ci aggiorneremo l'anno prossimo e vediamo un po' come avrà reagito questa pianta. Per adesso dobbiamo fermarci qui. Vi ringrazio per l'attenzione, ci diamo appuntamento a quest'estate, quando l'albero avrà fruttificato. Maurizio magari ci farà un colpo di telefono, perché come ci ha assicurato, quest'albero produce delle susine di eccelsa qualità. È vero, Maurizio? Sicuramente.